un udinese ruffona, imprecisa, incapace di dare incisività alla propria manovra, è stata costretta ad un affannoso recupero contro il Cagliari ed è riuscita ad acciuffare il pareggio soltanto sul rigore al 31esimo della ripresa. I friulani hanno offerto alcuni sprazzi di gioco soltanto nelle battute iniziali, quando hanno costruito due palle gol con De Bernardi al 9° e Ulivieri al 14°. In questa occasione Corti distinto riesce ad alzare in angolo. Ulivieri si dispera e dà ragione perché in Cagliari infila i friulani 3 minuti più tardi. Punizione dal limite, da posizione angolata. Casagrande calcia ad effetto, la sfera filtra tra la barriera e coglie impreparato Galli che non trattiene. Nella ripresa l'Udinese propone la punta in più, cioè Vagheggi che rileva Britt. Dall'avvicendamento ne risente soprattutto la geometria del gioco friulano e il Cagliari si difende senza eccessivo affanno. Gara quindi tutto sommato monotona fino al 31esimo, cioè al momento del rigore. Canestrari strattona in area Ulivieri e Menegali indica immediatamente il dischetto. Batte Del Neri e spiazza Corti superandolo sulla sua destra. Ultima emozione al 41esimo, la offre il Cagliari. Pira scalcia una punizione dal limite e la sfera si stampa sulla traversa.